Col direttore generale Silvano Toma, il sole ti rotonda, splende sul viso, è un bel raggio di sole quando si porta a casa una vittoria, soprattutto così roboante. Beh, oggi era una partita difficilissima perché questo è un campo difficile perché il Rotonda è comunque oggi forse hanno sbagliato gara, nel senso che non è stato il Rotonda di altre partite, ma noi sinceramente non so dove finiscono i loro demeriti e i nostri meriti. Noi abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, direi. Siamo andati sul 4-0 giocando sempre il pallone. E tecnicamente abbiamo veramente sorclassato il portiere in altre 2, 3, 4 occasioni, potevamo fare addirittura qualche gol in più, però va benissimo così. Poi ci siamo complicati un po' la vita nel secondo tempo, sul 4-0 gli abbiamo fatto fare questi due gol che molto evitabili, però ci sta. E poi niente, il gol di Cavaliere ha messo fine a questa gara e anche un po' di paure che erano un attimo si vedeva in campo, erano nate tra i ragazzi, insomma. Comunque molto bene, questi sono dei punti importantissimi, fondamentali, perché era una diretta concorrente e prenderli qui a Rotonda non era facile. Eravamo consapevoli di affrontare una gara molto difficile, ma i ragazzi veramente nel primo tempo hanno fatto tutto quello che bisognava fare e che l'allenatore gli ha chiesto, quindi sono molto contento del risultato chiaramente e ci dobbiamo già proiettare alla prossima partita. Prendo anche, siccome non è stato possibile farlo domenica scorsa, volevamo con tutto il cuore dedicare questa vittoria al nostro Cesarino che ormai non è più con noi, ma sicuramente oggi ci ha seguiti anche dal cielo. È veramente una mancanza importante perché era veramente il nostro Jolly, li abbiamo voluto sempre bene, lui ha dato veramente tanto a questo Nardò. E dedichiamo anche questa vittoria sia all'amministratore unico Alessio Antico e al nostro presidente che non sono potuti venire qui a stare con noi e ci tenevano, sappiamo tutti quanto ci tengono e sono legati alla squadra. Quindi in questa vittoria, insomma, dividiamo questa vittoria a queste persone. Grazie Silvano, grazie mille. Grazie.